L'Epide SPA avvia per gli enti pubblici soci i propri servizi di supporto per gli adempimenti derivanti dal GDPR, in arrivo il 25 maggio. È il risultato di un intenso e approfondito lavoro partecipato, nato nell'ambito delle comunità tematiche, che comporta vantaggi e ottimizzazioni nell'ottica di omogeneizzazione delle modalità di trattamento a livello regionale. Il Comune di Bologna e l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con i loro 500.000 abitanti, sono i due casi pilota scelti per la messa a punto dei processi e delle modalità del servizio. GDPR e servizi di Lepida. Kusai Shahin, direttore del software e piattaforma di Lepida SPA. Che cos'è il GDPR e in particolare qual è il nuovo approccio nello specifico per la pubblica amministrazione? Allora, il GDPR è il General Data Protection Regulation, che è il nuovo regolamento europeo che entra definitivamente in vigore il 25 maggio 2018. È il regolamento che relativo alla protezione delle persone fisiche, i cittadini europei, soprattutto con riguardo al trattamento dei loro dati personali e alla libera circolazione dei dati. Cosa va a fare il GDPR? Va ad aggiornare di fatto la normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali e impone una serie di adempimenti e di obblighi a chiunque tratta i dati, sia i privati che i pubblici. Venendo agli enti pubblici, di fatto è un nuovo approccio nel gestire i dati nel relativo trattamento, impone una serie di misure giuridiche, amministrative, tecniche e amministrative ai titolari. Chi sono i titolari? Sono proprio gli enti pubblici che devono organizzarsi, rivedere i processi, perché il GDPR è incentrato sulla valutazione dei rischi. Cioè ogni dato che ha la pubblica amministrazione va fatta una valutazione di che rischi ci sono, vanno adottate le misure adeguate e vanno date le informazioni corrette e complete sia al cittadino sia a tutti i soggetti che trattano questi dati qua. Quindi è assolutamente un nuovo approccio che deve portare una nuova cultura nel modo di fare, di lavorare negli enti pubblici, che non è un adempimento singolo di usare una tecnologia o nominare una persona, ma proprio un modo nuovo di approcciare, di trattare tutte le informazioni in possesso della pubblica amministrazione. La novità, oltre diciamo a creare come qualunque adempimento qualche diciamo problematica risolve, apre anche delle opportunità agli enti locali? Direi di sì. Allora, noi il tema l'abbiamo trattato come sistema regionale nell'ambito delle cosiddette comunità tematiche e proprio in quell'ambito è venuta la richiesta dagli enti dicendo cosa possiamo fare insieme, cosa possiamo fare anche con l'Epide SPA, che è la società degli enti pubblici. E da lì è nato un gruppo di lavoro che ha lavorato intanto per capire l'impatto del GDPR effettivo sugli enti, dopodiché sono state fatte una serie di ipotesi su che servizi può dare l'Epida SPA agli enti, ma soprattutto che vantaggi avevano gli enti. Quello a cui siamo arrivati è la definizione di un insieme di servizi, quale ad esempio servizio del cosiddetto DPO, che è responsabile per la protezione dei dati, obbligatorio per gli enti pubblici, un sistema che fa registro dei trattamenti. L'ente pubblico ha la possibilità di registrare ogni dato trattato, come viene trattato, e avere la tracciatura di tutto, ma soprattutto grazie ad una partecipazione attiva degli enti del territorio facciamo dei servizi basati su un modello partecipato dagli enti stessi, che fanno loro la ricognizione dei procedimenti amministrativi, dei dati, dei loro trattamenti. E questo ci permetterebbe sicuramente arrivare ad una, diciamo così, omogeneizzazione a livello regionale dei procedimenti di come vengono trattati. Quindi un vantaggio ce l'abbiamo tutti come sistema pubblico. Mi preme sottolineare che tutto questo in questo momento lo stiamo perfezionando facendo due casi pilota, uno col Comune di Bologna, uno con l'Unione Distretto Ceramico, per un bacino di abitanti di 500.000 abitanti dell'Emilia Romagna, quindi molto significativo, e grazie a questo partiremo con i servizi insieme agli enti del territorio. Abbiamo visto un po' cosa cambia per gli enti, per i cittadini cosa cambierà il GDPR? Il cittadino sicuramente avrà i suoi diritti molto più rafforzati relativamente ai propri dati, con la possibilità di pretendere delle informazioni, di averle, ma anche di avere l'accesso alle modalità con cui vengono trattati i suoi dati e addirittura all'oblio anche dei propri dati. Per gli enti pubblici però anche non dobbiamo dimenticare che viene dato l'obbligo del cosiddetto privacy by design e privacy by default, cioè quindi devono tenere conto nel momento in cui
cominciano a pensare di erogare un servizio o trattare un dato, di tenere in conto tutti gli aspetti di privacy. Il tutto rientra sotto il principio forte che è stato introdotto dal GDPR, il cosiddetto accountability, che vuol dire la responsabilizzazione del titolare del trattamento. Comunque, per qualunque informazione, tutti i dettagli si possono trovare sul sito del Garante per la privacy, che ha tutte le guide e delle schede illustrative molto molto chiare, si trovano tutte le informazioni sia per i cittadini che per la pubblica amministrazione. Stefano Mineo, responsabile dei servizi informativi nel settore dell'agenda digitale del Comune di Bologna e soprattutto in quest'ambito progetto pilota per GDPR assieme a Lepida. Perché avete scelto la strada, diciamo questa strada pionieristica? crediamo anche assicuratrice di un buon esito, di un buon risultato. Nel senso che ovviamente, come tanti, avevamo fatto una prima valutazione se rivolgerci direttamente al mercato per poter supportare, diciamo così, le competenze già interne al nostro ente per poter avviare e portare a termine questo percorso, oppure se fare squadra con altri soggetti che hanno le nostre stesse tematiche da affrontare e condividere con loro l'esperienza. Abbiamo ritenuto che il tema del fare gioco di squadra insieme ad altri enti e una realtà come Lepida fosse assolutamente premiante da un punto di vista di disegnare un modello veramente condiviso e sostenibile da parte della realtà degli enti territoriali. E il percorso che passaggi ha avuto? Dunque, e a che punto siamo? Esatto, è un percorso che è assolutamente in corso d'opera, nel senso che siamo assolutamente impegnati nelle attività fondamentali che sono quelle di assessment iniziale del compliance, quindi dell'aderenza alle previsioni del GDPR. E per il momento abbiamo lavorato principalmente sulla definizione proprio del percorso da fare, quindi da degli output, dei risultati da produrre via via nel tempo e a realizzare lo strumento che ci permetterà di gestire la prima fase, che è quella di fare la ricognizione di tutti i trattamenti e delle informazioni che caratterizzano questi trattamenti. E che parti dell'organizzazione comunale vengono trattate? Io credo che questo sia determinante per il successo dell'attività e per il buon esito dell'attività, cioè il fatto che non deve essere visto come un progetto né solo degli informatici, di chi si occupa di informatica e quindi del trattamento dei dati da un punto di vista tecnico, né solo di coloro che si occupano di affari generali o segreteria generale all'interno dell'ente, che sono coloro che presidono gli adempimenti giuridici e quindi il rispetto della norma. Deve essere un lavoro anche in questo caso di squadra e quindi condiviso fra queste due realtà, e che in una realtà come la nostra vuol dire però poi andare ad un coinvolgimento di tutta la struttura comunale, quindi il nostro modello organizzativo sulla gestione della privacy e della sicurezza prevede la diretta responsabilizzazione di tutte le articolazioni organizzative dell'ente e che ognuna per la propria parte dovrà contribuire alla individuazione dei trattamenti e delle informazioni che caratterizzano ciascun trattamento. E quindi un'esperienza questa che in qualche modo si può poi trasportare anche a comuni di dimensioni ad esempio diverse o di zone diverse o con servizi differenti, o c'è una parte, come dire, significativa di specificità della singola realtà? Noi stiamo lavorando in questa direzione, nel senso che pensiamo che grande parte del lavoro che stiamo facendo insieme anche all'altro ente pilota, che è l'Unione del Distretto Ceramico Modenese, possa produrre veramente un modello di riferimento che consenta quantomeno a tutti gli enti di avviare il proprio lavoro di ricognizione, censimento e definizione delle azioni, delle misure di sicurezza da porre in atto. Poi ovviamente ognuno ha le sue peculiarità in termini di scelte tecniche e di scelte organizzative, però crediamo che piuttosto che affidarsi ad un consulente che ovviamente ti porta la propria visione del problema e il proprio approccio alla gestione del problema, in questo caso pensiamo di poter produrre un modello di riferimento utile per tutte le realtà analoghe alle nostre. Alessandro Cantelli, responsabile dei sistemi informativi dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, anche voi siete partiti con una sperimentazione sul GDPR assieme a Lepida. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Stefano: quali sono i motivi e qual è il percorso che avete avviato?
Molto semplicemente abbiamo capito subito che l'attività che era da fare per il GDPR era assolutamente abnorme rispetto alle potenzialità che avevano da esprimere i comuni del distretto ceramico. E quindi abbiamo cominciato a pensare di riorganizzare, armonizzare i procedimenti amministrativi come avevamo già fatto nell'esperienza dell'armonizzazione dei siti web del distretto ceramico. E questo ci ha permesso di capire che l'unico modo per iniziare questa attività era quella di lavorare insieme ad altri enti come noi. Sei già entrato sul tema, che differenza c'è tra portare avanti questo percorso all'interno di un comune che ha le sue ovviamente diversità, ma è un'unica struttura piuttosto che su una struttura che conta su diverse realtà, non so a che fase, come dire, di effettiva unione. Io la descriverei come una sfida, però è una sfida che dà molte soddisfazioni. Noi abbiamo dei comuni molto diversi ed è una sfida da un certo punto di vista, ma dà moltissime possibilità di crescita e di vedere le stesse cose in maniera diversa. Abbiamo dei comuni medi come Maranello e Sassuolo, Formigine e anche Palagano, che è un comune della montagna, con delle differenze organizzative fortissime. Andiamo da 100 dipendenti a 8 dipendenti con una superficie di territorio da gestire e quindi anche servizi ai cittadini estremamente diversi. Però il procedimento amministrativo, il trattamento, se vogliamo tornare sempre sul tema, alla fine i servizi che fa il comune al cittadino sono sempre quelli. Quindi bisogna costruire un percorso per fare un sistema che è armonico e quindi dare un plus ai servizi del comune e non un mero adempimento amministrativo. Nel vostro caso le piattaforme informatiche sono ancora piattaforme specifiche di ogni comune o diciamo ci sono già fusioni da questo punto di vista o magari questa diventa l'occasione anche per omogeneizzare dei servizi? E lo è stato 4 anni fa, noi abbiamo iniziato un percorso di armonizzazione dei servizi come le unioni danno mandato ai SIA, ai sistemi informativi associati, di fare. Noi siamo arrivati ormai quasi al 75-78% dei sistemi armonizzati e questo è chiaramente prodromico poi alla costruzione di servizi centralizzati per la gestione dei trattamenti dei dati. Il prossimo passaggio, quindi la sfida breve, qual è? La sfida breve è quella di avere un unico sistema che permetta ad un dipendente del comune di Palagano di sedersi in un ufficio del comune di Formigine, perché era andato magari a fare delle attività lavorative al comune di Modena, e avere tutta la sua piattaforma per lavorare nello stesso modo. Questa inverno infatti è successo, alcune persone che normalmente vengono in pianura per fare le loro attività si sono comodamente sedute nel comune di residenza e hanno del comune chiaramente dove si siedono e hanno fatto la loro attività lavorativa come se fossero a Formigine. Buon lavoro e complimenti. Grazie.